tutti, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Sono appena rientrato a casa, sono stanco morto, non so se è nata dalla faccia. Oggi abbiamo cucinato ossi buchi a nastro e ha detto va bene, facciamo la ricetta anche qui oggi, se siamo qua Expo. Vabbè dai, insomma lasciamo perdere. Bene, allora andiamo a fare un osso buco alla milanese con piselli. Insomma, fondamentalmente ognuno di noi ha segue una linea guida, no, per fare questo tipo di ricetta. Io invece stravolgo proprio tutto quanto perché faccio le cose a modo mio oggi non è rimasto neanche uno. Vabbè, poi noi oggi qui abbiamo serviti anche con un risottino alla milanese, quindi nello stesso piattino, lo so, buco risottino alla milanese, avevamo qualche altra spezia extra, qualche cosa particolare, ma andiamo a fare la ricetta fatta in casa, veloce. Ok, vi dico una cosa. La ricetta che andiamo a fare oggi, voi potete seguirla fino a un certo punto che poi vi indicherò, e poi potete prendere, travasare tutto il composto in una teglia, buttare in forno e finire lì la cottura. Quindi fatta la cottura in forno, ovviamente in forno un pochino più lunga, però vi posso garantire che è davvero davvero molto buona. Bene, allora facciamo così, guardiamo quali sono gli ingredienti che ci saranno per realizzare questa deliziosa ricettina e cominciamo subito la nostra preparazione. Per quanto riguarda il discorso delle verdure, quindi dalla parte del battuto eccetera eccetera, che cosa abbiamo? Carota, uno spicchio d'aglio, due foglioline di alloro, una cipolla, va bene qualunque tipo di cipolla, dorata, bianca o rossa. Io sto utilizzando la rossa perché mi piace un po', però va benissimo, anzi forse è più indicata addirittura quella bianca in questa ricetta. Un rametto di rosmarino, andremo a utilizzare soltanto gli aghi, del prezzemolo. Poi qui abbiamo i piselli, ok? In questo caso questi qui sono congelati, li possiamo lasciare a temperatura ambiente oppure li possiamo mettere direttamente dentro anche surgelati. Del pepe, ok? Pepe in grani, qua io ce ne ho un po', questo è pepe rosso, poi dopo andremo a vedere quanti ne andremo a utilizzare. Due begli stinchi, quindi sono gli ossobuchi, sono lo stinco del vitello, del sale, del vino bianco secco, del olio extravergine di olivo, una noce di burro, un po' di farina, quella che ci serve giusto per andare a impanare, quindi per fare un attimino quella che è la tostatura esteriore, però non è la tostatura, ma insomma quella che ci serve per andare a ricoprire i due ossobuchi, e dell'acqua. Ok, gli ingredienti sono questi. Cominciamo dunque la nostra definitivamente, inesorabilmente, preparazione. Mettiamo un filo d'olio extravergine di oliva nella padella dove andiamo a cucinare gli ossi buchi e aggiungiamo anche la noce di burro, quindi mettiamo sul fuoco. Quindi preferibilmente con una forbice, come in questo caso, andiamo a fare delle piccole incisioni per andare a rompere quello che è il nervo esterno, che in cottura farebbe arricciare la carne. Quindi andiamo a fare questi tagli che permetteranno al nostro ossobuco di rimanere bello piatto. Ho detto preferibilmente una forbice e non un coltello, perché con la forbice è più facile non andare a tagliare quella che è la carne. Quindi attenzione a non fare tagli sopra la carne. Fatto questo, andiamo ad infarinare gli ossobuchi. Dentro la padella, oltre all'olio e il burro, andiamo ad aggiungere anche delle foglioline di alloro, lo spicchio d'aglio e il pepe in grani. Facciamo insaporire bene, quindi andiamo a inserire gli ossobuchi. Li cuciniamo così inizialmente per 2 minuti circa per ogni lato. Guardate che meraviglia, un profumo fantastico. Adesso vedete, i tagli che abbiamo fatto fanno in modo che non si arriccia la carne, ok? Questo pezzettino che ho lasciato apposta senza fargli il taglio, perché qua in realtà andava tagliato, invece questo si è arricciato.
Ok, invece guardate quest'altro, tutto il resto è perfettamente piano. Dopo aver chiuso bene la carne, quindi sono passati quei 2 minuti per lato di cottura, sfumiamo con del vino bianco. Perfetto. Fantastico, vedete? Profumo fantastico, tutto veramente molto buono. E adesso andiamo ad aggiungere quelle che sono le verdurine, quindi la carota, la cipolla. Un pochino di rosmarino. E quindi andiamo a salare. Vedete che si è asciugato abbastanza, quindi le verdurine hanno iniziato ad appassirsi. Andiamo ad aggiungere dell'acqua, o al posto dell'acqua, se volete, potete aggiungere del brodo. Però se mettete del brodo, regolatevi di conseguenza col sale. Praticamente siamo arrivati al livello della carne, ok? Quindi copriamo e cuciniamo per 20 minuti. Passato questo tempo andiamo ad inserire i piselli. Potete vedere, i piselli sono ancora congelati, ma vanno benissimo. Se avete quelli freschi ovviamente è meglio, ma quelli congelati sono ottimi. Ora chiudiamo e terminiamo la cottura per altri 25-30 minuti. Alla fine il risultato che dovete ottenere è questo. Se vi dovesse risultare molto asciutto e la carne ancora non è cotta, gli andate ad aggiungere un pochino di acqua. Ma se è pronto, a questo punto andiamo a chiudere la ricetta mettendogli un pochino di prezzemolo. Ma se non si dice, comunque chi se ne frega, ma sì, a me mi, ok? E qui qua. Andiamo dunque ad impiattare. Mettiamo il nostro bello osso buco nel piatto, gli mettiamo sopra dei pisellini, delle carotine. Guardate, la carotina è fantastica, cioè con questo piatto la carota ci sta veramente bene. Se poi volete fare come abbiamo fatto oggi, mettete l'osso buco tutto da una parte, un pochino di piselli e un bel risottino alla milanese a fianco, vi viene fuori qualcosa di spettacolo. Soprattutto il risottino alla milanese fatto col midollo viene fuori da ciuparsi lo zeidos. Bene, dai, terminiamo di impiattare, andiamo a fare la prova dell'assaggio. Poi se volete fare i propri figli, allora mettete questo strumento, che è quello, diciamo questa sorta di forchettina con la palettina, che è quella che si utilizza anche nell'astice o nei granchi per tirare fuori dalle chele quella che è la polpa. Ok, con questa potete andare a tirare fuori anche il midollo. Andiamo dunque ad assaggiare, vediamo. Sarà buono? Sarà semplice? Sarà tenero? Non lo so. Spettacolo. Davvero spettacolo. Un pochino di dollo, medula, medulo, dollo, medulo. Non ho parole. Se poi acchiappate quel granello di pepe, guarda, davvero spettacolare, buonissimo, da fare, da provare, semplice, ve l'ho detto, no? Potete anche fare la cottura al forno, non serve mettere il brodo già fatto, aggiustatela di sale quando la state facendo, anche perché sennò andate a coprire troppo i sapori. Non usate assolutamente dado, anche perché non serve, ok? Basta un pochino di sale. La carotina, la cipolla, già l'aglio, gli rilasciano il loro sapore buono, eccetera, eccetera. Poi i profumi glieli diamo con le spezie. Una cosa che vi posso dire, se volete diminuire un pochino la dose di sale e volete rendere il vostro osso buco un pochino più particolare, quindi usciamo fuori da quella che è questa, quindi la ricetta tradizionale, con magari alcune varianti, perché alcune le fanno in un modo, alcune altre, gli potete andare ad aggiungere della curcuma.
della curcuma verso metà cottura, viene davvero molto buono. Oppure dello zenzero, volete semplicemente dargli dei delle tonalità, dei sapori, dei pam pam pam, potete farlo. Vi lascerà lo zenzero, magari grattugiato, vi lascerà qualcosa di davvero molto buono. Una cosa che si fa generalmente a piatto così finito è quello di prendere, a me non piace per quello che non lo faccio, però ci sta, cioè, me lo richiedono e comunque si usa, è quello di mettere un pochino di quella che è la buccia grattugiata di un limone, un pochino tipo del parmigiano, non in cottura, perché sennò diventa amaro, ma qua sopra, pra, in modo da andare a ricavare quegli oli essenziali che sono contenuti all'interno nel limone. Bene, dai, insomma, la ricetta è fatta. Buon appetito a tutti, ci vediamo alla prossima video ricetta. Ti ricordo di mettere mi piace se ti è piaciuto il video, di mettere mi piace se non ti è piaciuto il video, perché metti mi piace e basta, di condividerlo con i tuoi amici. Baci e abbracci, alla prossima, ciao!